Ciao a tutti, sono io, Cristiano Tomei, siete qua al mio ristorante, il ristorante Rimbuto, a Lucca, e oggi facciamo una cosa molto molto divertente. Ora, il costo dell'energia è altissimo, io ne so qualcosa come tutti i miei colleghi, come tutti ne sanno qualcosa, perché anche nelle case ormai i prezzi sono diventati insostenibili. Ascoltando un sacco di campane, mi è venuto in mente una robetta. Voglio fare una pasta al pomodoro usando una pentola sola. Sì, una casseruola e basta. Vi starete chiedendo, ma dove sta cucinando Cristiano? Perché non sono nella cucina principale, ma sono in una cucina, in una sala, che è un po' una cucina di casa questa. Ci sperimentiamo con i clienti e ci divertiamo a fare delle cose nuove, un po' bizzarre. E appunto facciamo anche questa ricetta, che bizzarra non è. Intanto vi preparerò una semplicissima pasta al pomodoro utilizzando i pomodori pelati. Avrete notato che il pomodoro galleggia nella sua acqua di conserva. Quell'acqua di conserva la preparate semplicemente mettendola su un setaccio molto fine, su un'etamina, su uno straccio non lavato con detersivi e la fate colare, cioè buttate i pomodori e li fate colare e vedrete che viene fuori un'acqua rossastra molto profumata. E la polpa la mettete da parte in un altro contenitore. Quest'acqua di pomodori pelati ci servirà semplicemente per reidratare della pasta di grano duro essiccata, perché fatelo con quello, non con la pasta fresca, mi raccomando, per reidratare a freddo. Considerate, io ho usato delle chioccioline, ci vuole all'incirca un'ora e mezza. Quindi per un'ora e mezzo ve la dimenticate nell'acqua di pomodori pelati. Mi raccomando, un po' di sale nell'acqua di reidratazione. Nel frattempo voi vi prendete, io ho usato olio extravergine buonissimo, dell'aglione molto molto digeribile e molto profumato. Usate l'aglio buono, è importante, e non questa cosa di schiacciarlo, lasciarlo in camicia e toglierlo. Basta, perché si deve sentire l'aglio, qua. Anche proprio a pezzettoni non c'è problemi, anche perché questo, ripeto, è molto digeribile, ma soprattutto l'aglio fa anche bene. E quindi questa cosa che lo dobbiamo sempre buttare via non mi piace. Olio extravergine, l'aglio. Pensate che la mia bisnonna, la nonna Giulia, lo mangiava un spicchio d'aglio tutte le mattine. Potrei morire io. Una fogliolina di basilico, ce la metto subito, tanto gli dà profumo anche all'olio. Sono rimedi giusti. Il pomodoro pelato, come tutti i pomodori, non vanno mai frullati con frullatori a immersione o con frullatore. Pomodoro pelato, più di altri pomodori, vanno spaccati con le mani quando si mettono per fare le salse. E poi per certe ricette è anche meglio del pomodoro fresco. Lo fate andare, poi prendete la polpa dei pomodori pelati e le mettete nell'olio e nell'aglio. Ma l'acqua a bollire non mi serve. Ora ci arrivo. Ragazzi, ora ci arrivo un attimo. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia, ragazzi! Anche i rumori in cucina sono importanti. Goccio di sale. All'inizio una temperatura bella allegra, poi abbassate, mettete una foglia di basilico, un'altra foglia di basilico. Quando ho sentito la vaniglia, tanti ricordi sono finiti insieme e è scattata l'idea di usare la vaniglia col pomodoro. Non ho inventato nulla, non sono assolutamente il primo a farlo. Prendo un pezzettino di vaniglia della stecca, la apro, non serve togliere i semini, la metto in infusione nella salsa. Intanto è passata un'ora e mezzo, quindi la pasta reidratata a freddo è pronta. Guardiamo un po', guardate che colore, è bianca, bianchiccia, sempre però bella consistente. Perché non ho messo l'acqua a bollire? Perché non mi serve l'acqua a bollire, perché ora, mentre la salsa cuoce, prendete uno di quei cesti meravigliosi a vapore che ci hanno insegnato i nostri amici dell'Estremo Oriente a usare con coscienza, e quindi lo usiamo all'italiana, in questo caso. Scolo per bene la pasta, ecco qua, la sistemo sopra il cesto, questa maniera qua. Io l'ho fatto col cucchiaio, lo potete fare anche con una schiumarola, con uno scolapasta.
là. Questa che è stata l'acqua dei pomodori dove c'è un sacco d'amido, la metto nella salsa, così mi servirà anche per addensare la salsa. Tappate e lasciate cuocere la salsa. Quindi prendete due piccioni con una fava, perché cuocete la salsa e cuocete la pasta. Vi faccio vedere, cercate di non scoperchiarla troppo, cioè fatela vivere con i vapori della salsa, fatela rivivere con i vapori della salsa la pasta, ma guardate cosa sta succedendo. Guardate un po' la pasta com'è dorata, si sta reidratando con i vapori della salsa e sta riprendendo un colore meraviglioso. Figo, eh? Figo! Pensate! I pomodori pelati è importante non toccarli troppo, tanto si disfano, e se rimangono un pochino interi è anche più buono. Guardate che meraviglia! In cottura noi ce la godiamo insieme alla pasta, che prende questo calore, che il vapore è un calore importantissimo a livello di temperatura, ci consente di non disperdere nulla, neanche i profumi della salsa. Passano 5 minuti, passano 10 minuti, dipende quanta salsa avete fatta, non c'è una regola unica. Mi raccomando, in cucina metteteci il cuore, la pancia. Ci siamo. Qui c'è un profumo che non potete capire. Ho preso un piatto un po' così romantico, un po' campagnolo, Tiro su la vaporiera, la salsa non deve essere troppo tirata, La spengo e voilà! Guarda che bel fumo che fa la pasta, ma soprattutto che profumo. La consistenza di questa pasta è molto particolare, Perché è al dente ma cotta. E dopo è importante capire come condirla la pasta, è fondamentale. Quando togliete il cesso del vapore e prendete la pasta, mettetela in una boule, in un piatto, in una zuppiera, se siete in tanti amici, in bianco, senza nulla. Così, in bianco, direttamente nel piatto. Eccola qua. La salsa è importante, non vi preoccupate, prendete anche la parte grassa, questa qua che viene in superficie, ecco qua. Poi guardate che dovete fare una cosa meravigliosa, e girate e mantecate, più che mantecate, condite la pasta fuori dal fuoco. Questa pasta, che ha subito un procedimento completamente diverso rispetto alla reidratazione in acqua abbondante salata, questo calore finale della salsa tocca la pasta ma non la violenta, la carezza. La pasta è già reidratata, quindi ha già il profumo del basilico, del pomodoro, dell'aglio, della vaniglia, perché qua c'è anche la vaniglia. Guardate un po', condita perfettamente. Ci metto un goccio d'olio, ci metto su un cucchiaio qua, così. E assaggio. È buonissimo, mamma mia, ma è proprio buona, buona, è divertente perché ci ha morso, ma la pasta è cotta, quindi è reidratata, è viva, però guardate che è interessante, e lo potete fare con tantissime salse, con ragù, lo potete fare se fate una salsa di pesce, magari con una zuppa di pesce, e poi ci mettete la pasta dentro, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Mi raccomando, attenzione al formato della pasta, e vi consiglio paste corte, Secondo me sono molto meglio, è proprio buona la consistenza. Con una pentola sola, un po' di pazienza e un po' di inventiva, abbiamo fatto una pasta al pomodoro buonissima, profumata, da condividere con tutti i nostri migliori amici. Che questa è la pasta al vapore di pomodoro, mi raccomando, al vapore di pomodoro, che fa un po' figo. Ragazzi, vi aspetto, perché su Italia Squisita non finisce qui. Mangiate sempre bene e godete, godete, godete! Ciao!